4 febbraio 1902. Nasce a Detroit Charles Lindbergh, l'aquila solitaria. L'aviatore statunitense è capace nel 1927 di compiere in 33 ore e 30 minuti il primo volo senza scalo fra America ed Europa, pilotando lo Spirit of St. Louis. Grazie a questa impresa, il ragazzo di Detroit diventa il simbolo della modernità. Ovunque, da New York a Londra, da Berlino a Bombay, si parla di Lindbergh come di un eroe. Ma la fama esasperata sarà all'origine della sua tragedia familiare. Nel 1932, il suo figlioletto di 2 anni viene rapito e il suo corpo ritrovato solo dopo 10 settimane. Trascorrerà il resto della vita volando da un luogo all'altro, alla ricerca di un'isola di tranquillità. Muore il 26 agosto 1974.